Eccoci qua, Vita in diretta pop con Anna Pettinelli. Yes, yeah. Buon pomeriggio. Roberto Poletti. Buon pomeriggio. E Federico Vespa. Ciao a tutti. Ben arrivato tra noi. Allora, subito la prima foto, eccola qua. Lei è Belen, facciamo per discutere. E con lei c'è... che è successo? Il nostro, si è incantato il nostro paese. Lui si chiama Antonino Spina Albanese. Rivediamo la foto perché sembrerebbe un nuovo affair di Belen. Ebbene, per questo nuovo presunto affair ci sono, diciamo, offese. Dicono, insomma, tu potresti essere sua zia. Ci sono 11 anni di differenza tra di loro. Senti Alberto, 11 anni non vuol dire che Belen non può essere, guardate, perché, Belen è la zia di nessuno. La zia di un bambino di 3 anni può essere Belen, dai. Ecco. Perché 11 anni non sono niente. Allora, in collegamento con noi c'è l'onorevole Stefania Pezzopane, che noi sappiamo è stata... Eccoci qua, addirittura direttamente dal chiostro di Montecitorio. Che onore! Esiste una piccola pausa. Grazie, allora, di condividerla con noi. Onorevole, lei è stata presa di mira da haters sui social, e non solo, perché lei, per questa storia con Simone Coccia, che ha 23 anni meno di lei. Come vede, gli attacchi riguardano tutti a questo punto, ma perché c'è questa morbosità sulla differenza di età, soprattutto poi se la donna è un po' più age dell'uomo? Ma è un bruttissimo pregiudizio, che nasce dalla mancanza del rispetto per gli altri, dal riconoscimento delle differenze, delle diversità. E l'amore è amore, l'amore non ha colori, l'amore non ha età. I problemi dell'amore sono gli stessi ad ogni età, e quindi una coppia può soffrire e avere momenti difficili in qualsiasi momento e con qualsiasi differenza di età. Io sono stata già sposata, ho avuto altre relazioni, i problemi ci sono. Ho incontrato Simone, ci siamo innamorati, siamo insieme da 6 anni, siamo insultati costantemente, vengo presa in giro. Ancora adesso, succede, ancora ora? Gli odiatori sono in azione anche adesso? Allora, il collegamento lo ripristiniamo. Voi che... Allora, Federico storceva... No. Io, secondo la mia esperienza, io quando sono stato con coetanee, personalmente, o con donne leggermente più grandi, mi è cambiata la testa. Cioè, proprio vedevo delle cose frequentando persone che 5-10 anni più piccole. Una profondità mentale diversa, per me l'età conta invece, amore. Cioè, almeno io dico. Quindi sei a favore del fatto che ci possa essere una differenza? No, sono a favore del fatto che, cioè, nella mia esperienza, io mi sono trovato benissimo a livello mentale, di profondità. Con donne più grandi? Mentale, con donne o della mia età o leggermente più grandi. Più grandi. Con le più piccole, zero, assoluto. No. Però parlo della mia personale esperienza, voglio fare di tutta l'erba un fascio perché sarebbe sbagliato. Però, ma chi se ne frega? Se si amano, si amano. Chi se ne frega? Qualsiasi sia l'età, chi se ne frega? Dice Roberto. Allora, cara Anna, sì, anche tu hai un compagno più giovane, 18 anni di differenza. Yes. Vi siete sposati 3 anni fa alle Maldive. Sì, giusto? In una cerimonia pagana che non ha valore ovviamente per la legge italiana, ma il nostro è stata una promessa d'amore, siamo ancora insieme. Ma ti pesa questa differenza, cioè all'inizio, durante, insomma, questa... No, non mi pesa, è una cosa alla quale io non penso mai, e come diceva l'onorevole Pezzopane prima, ci pensano gli altri. Perché ti insultano anche... No? Sì, haters sui social, figurati, ma io... Blocco. Vabbè, quello è l'eccesso proprio. Ma io blocco. Ma Federico, che cosa dico? Io non capisco perché, ma che cosa volete dalla vita di un'altra persona, cari haters, odiati haters? Perché ti devono insultare? Che cosa perché ti dicono? Perché il fatto, purtroppo, di essere sui social dà loro, secondo ovviamente la loro visione, il diritto di potermi insultare, di dire perché non lo lascio libero, di farci una famiglia, di avere dei figli. Io non tengo vincolato nessuno. Ma chi se ne frega, mica l'hai ammalettato. Non c'è niente di male, ovviamente, l'amore non ha età, abbiamo detto tutte queste cose qua. Ma mille volte ancora sto discorso. Ma io penso che magari questi haters, che il 90% sono dei maleducati che andrebbero semplicemente messi in grado di non scrivere più, ma non è che c'è qualcuno preoccupato di un'Anna un po' più anziana, come farà con lui giovane? No, magari questa è la preoccupazione. Ma preoccupato perché? Sono molto più vitale io di lui, vado in palestra. Mi sembrava dalla foto, mi sembrava a tennis. Gioco a tennis, se non mi fermo un attimo, ho una vita pienissima. Lui fa l'attore, il doppiatore, però vive al buio davanti a un leggero. Ma però arriva il momento in cui tutti noi invecchiamo, è inevitabile per tutti, e un attimino siamo
acciaccati. Ma se c'è uno più giovane fa da badante, fidati, no? Che io però non insomma c'è tempo, ma non è l'unico caso questo. Vediamo allora queste donne che hanno dei fidanzati più giovani con Rosanna Caggio. Bello, bello impossibile. Le coppie formate da una donna molto più matura del compagno in senso anagrafico non scandalizzano più e le VIP sono state le bandiere di questo cambiamento. Oh sì, sì, me ne frego. Demi Moore, con i suoi 16 anni in più rispetto all'ex marito Ashton Kutcher, ha insegnato. Anche se dopo 5 anni di matrimonio il marito l'ha tradita con una ragazzina nel giorno del loro anniversario. Oh sì, me ne frego davvero. Quello tra Corinne Clery e Angelo Constabile è stato un amore appassionato. 28 anni di differenza, però, sono davvero troppi. Così ha dichiarato recentemente l'attrice ed ora è insieme ad un compagno coetaneo. Recidiva, fidanzati sempre più giovani e Amanda Lear. La diva internazionale la ricordiamo con il bellissimo Manuel Casella, insieme ai loro quasi 40 anni di differenza. Anagrafica superata dall'attuale fiamma della Lear, Juan Rodrigo, ancora più giovane. Da Rita Rusic a Belen Rodriguez, da Anna Pettinelli a Michelle Hunziker, sono tante le donne che si innamorano di uomini più piccoli. Come mi fa? Classe 1992, modello, lui è Marco Cucolo e ha stregato da qualche anno il cuore di Lori del Santo. Inizialmente la coppia ha dovuto fare i conti con la madre di lui e il figlio di Lori, entrambi contrari alla relazione per la troppa differenza di età. Poi il forte amore ha convinto tutti e tra i progetti per il futuro c'è anche il desiderio di un bambino. Sì, allora, insomma, là, là in mezzo c'erano anche dei casi chiaramente di ragazzi più giovani che approfittavano di signore un po' più famose per farsi strada. La Hunziker è del 77, il marito è dell'83, ora non è che siamo a parlare di 25 ma anni. Poi quanta, tutti quelli ma anche tanta gente che non è famosa ha questi amori qui. Quelli famosi fanno più rumore. Allora, siamo di nuovo a Montecitorio con l'onorevole Pezzopane, che ringrazio. Siamo proprio, guardate, accanto al transatlantico dove tutto avviene, quindi grazie di questo collegamento. Ma lei ci diceva che ancora riceve insulti per il suo amore con Simone. Per che cosa le scrivono? Perché, ripeto, c'è un atteggiamento negativo nei confronti delle cose diverse da quelle che ognuno vive. Quindi la differenza di età viene vista come un fatto problematico, un fatto negativo, un fatto da rigettare. La cosa orrenda è che quando è all'opposto, cioè quando ad essere maturo è l'uomo e ad essere giovane è la ragazza, l'uomo maturo viene visto come un eroe, come un grande personaggio, mentre nel mio caso vengo visto come una pazza invasata che magari... Beh, però non è onorevole, onorevole, non è che la storia d'amore ve la siete vissuta nel tinello di casa, siete andati dappertutto a strombazzarla, è chiaro che arrivano anche le critiche. Non c'entra nulla. Non è che siete una coppia... Non c'entra assolutamente nulla. Non è che siete una coppia discreta. No, non c'entra nulla. Il suo fidanzato... fa mille provocazioni, è chiaramente un ragazzo che vuole emergere, è giusto così. Non si giustifica mai. Io non discuto il vostro, io non discuto il vostro amore, perché la sua faccia, di rispetto onorevole, non può essere giustificata. Onorevole, la non sua gridi, faccia dice gridi, tutto, perché stia lei, calmo. Onorevole, stia no, le facevo calmo, un complimento. Un complimento. Le stavo facendo un complimento. Avalli no. La... No, non sto avvallando. Polemica, non avalli onorevole. La maldicenza. Ma no, ma cosa dico? Le stavo dicendo che c'ha la faccia innamorata. L'onorevole innamorata. Le stavo però, dicendo che c'ha la faccia innamorata, onorevole. Onorevole, sovrapponendo la sua voce con la mia, è una persona parlare. Molto sgarbata. Beh, ecco, sì. E sta giustificando tutte le cose negative che vengono rivolte a una donna. Guardi, onorevole, io sarò, scusa Alberto, non ha senso. Però sentiamo onorevole, anche lui, allora è chiaro una cosa, è chiaro che nulla può giustificare l'odio, ha ragione Pezzopane, però spiegati Roberto. No, ma io stavo facendo... L'odio non si giustifica mai, l'odio va rigettato. Non è questo, facciamo spiegare Poletti. L'odio perché...
Posso spiegare, onorevole? Vorrei dire una cosa io. Sentiamo cosa dice Poletti. Qualsiasi cosa faccio, anche il colore della mia collana viene osservata, quindi non l'avevo notata. Non è che potevamo nasconderci. Allora, avevo notato un'altra cosa. Non capisco perché avremmo dovuto nasconderci. Allora, me la fa dire. Aspetti, sentiamo la dichiarazione. Non capisco perché avremmo dovuto nasconderci. Ah, scusi, onorevole. Non avevamo nulla da nascondere. Onorevole, però se mi fa parlare, se no sembra brutto che io parli addosso a una signora, invece ci sono le difficoltà di collegamento. Ah, sto dicendo che non sto dicendo che dovevate nascondervi, sto dicendo semplicemente, cara onorevole, che l'avete sbandierata ai 420 creando. Ma cosa c'entra questo? Questo non giustifica il fatto che mi si dicono cose insolenti. No, cioè, ma chi le stavo dicendo che il suo sorriso invece la dice lunga. Questa serenità che trasmette la dice lunga su quanto funzioni questo rapporto. Ecco, anch'io me ne devo trovare una più grande che mi mette sereno. No, lascia stare, tu sei già dire, però, possiamo focalizzarci su un problema. Personalmente volevo dire all'onorevole che io mi sono trovato, l'ho detto prima, bene con ragazze coetanee o addirittura più grandi. Ma il problema è che quando uno c'ha il tempo e la voglia di insultare uno che ha una relazione, vuol dire che il problema è quello che diceva Umberto Eco, cioè i social hanno dato parola a legioni di imbecilli, perché nel momento in cui uno ha anche solo la fantasia di insultare qualcuno perché si è messo con qualcun altro, è una persona. Hai perfettamente ragione, ma mi sento di poter dire che il social ha dato parola agli imbecilli e visibilità a tanti altri imbecilli. Non è il caso dei presenti, però diciamo che insomma c'è di tutto, è un bel vomitatoio, lo sappiamo benissimo. Allora, onorevole, rimanga con noi perché voglio condividere con lei quest'altro tema. È una foto, questa tratta da un film, è il film francese Tanguy, dove praticamente questo ragazzo rimane a casa con i nonni, con i genitori, eccetera. Però vi devo dire che i dati di Eurostat ci dicono che mentre la media europea è di 26 anni, 25,9, i ragazzi vanno via a quell'età, qui da noi invece vanno via a 30 anni. Pensate che in Svezia vanno via a 17-18 anni. Ma allora è proprio vero che gli italiani sono una generazione di mammoni, perché io da quando avevo io 18 anni sento questo dato, quindi le cose insomma, sono passate un po' di anni, una trentina, ma non è cambiato nulla. Ma scusami Alberto, ma una ragazza che si laurea, va bene, facciamo conto, il suo percorso di studio a 26 Italia, anni, ragazzi, okay. Deve trovare lavoro e sostenersi, mi dici come fa? Dimmi come fa? È normale che rimanga appoggiata alla famiglia finché non trova una sua occupazione, certo. Quindi non è che Alberto, i ragazzi italiani sono mammoni e stanno bene a casa, i ragazzi italiani hanno rispetto ai ragazzi svedesi delle difficoltà a trovare lavoro, un inquadramento della società che gli permetta di sostentarsi. L'altro ieri ho conosciuto una ragazza laureata in giurisprudenza più che... giovane o più anziana? Più giovane, no, ma allora, una chiacchierata amichevole nella quale lei mi diceva di essere laureata in giurisprudenza e fa la commessa da coin per 4 soldi certo. al mese. Sì. Avete citato la Svezia. La Svezia è un paese che ti permette di andare via a 18 anni perché ti copre tutto: certo. salute, studio. Hai il ragazzo lavoro, esce e il ragazzo è tutelato e coperto dallo Stato. Certo. Quindi, l'opposto. Onorevole, lei che dice? Lei che impara, secondo lei la fotografia che lei ha, al momento che è anche il legislatore, è così, è sempre diciamo responsabilità del fatto che non ci sono ammortizzatori, che i giovani non sono, oppure siamo un po' eterni adolescenti, noi ci piace stare con la mamma? Intanto voglio rifiutare in assoluto il termine bamboccioni, un termine brutto che non rappresenta assolutamente lo stato delle giovani generazioni. Io direi che ci sono due componenti, una è quella che è stata detta, non è facile oggi rendersi autonomi e molti lavoratori, molti giovani lavoratori sono precari e con uno stipendio da precari non si riesce ad avere una vita autonoma. Certo. E l'altro aspetto è un aspetto sociale, culturale, tipico dell'Italia. In Italia la famiglia ha senso, è importante, e, i genitori sono accoglienti, a volte anche molto protettivi. Ma i giovani vogliono l'autonomia, la cercano. E come? Lo posso dire per conoscenza diretta della condizione giovanile di tanti figli, amici di mia figlia e di tanti ragazzi. E ovviamente per trovarla faticano. Questo è un dato specifica. Purtroppo oggettivo. Però ecco, chi ha coniato il termine bamboccione ha definito in modo malevolo
le giovani generazioni italiane. Ma sì, era solo per coprire un oggettiva difficoltà dei ragazzi a svincolarsi economicamente dalle famiglie. Sono tutte giuste le cose che sono state dette. In altri paesi gli stipendi sono dignitosi, i lavori ci sono per davvero e sono pagati per quanto vale il lavoro. Non vorrei che ci rifugiassimo dietro a questo per rimanere a casa. Oddio, oggi leggevo luce e gas stanno per aumentare ben oltre, insomma, una cifra di 10, conoscere la retribuzione. Aumentano luce e gas, figurati se ti viene voglia di metterti in proprio. Grazie Stefania Pezzopane per essere stata con noi, per questa onorevole, disponibilità. Onorevole, non ce l'abbia con me, che le voglio bene, è ma bella. Noi le vogliamo ti mando bene. Un bacio. È ecco. Bella. Ti mando un bacio e un abbraccio. Ricambia il bacio, Roberto. Il bacio era per me, non era per Matteo. No, era allora, per guardi, te. Onorevole, quando si libera, qui in redazione hanno il mio numero. Niente, Roberto batte i pezzi alla Pezzopane. Va bene, adesso non è che magari qui Simone fa una scena di gelosia, perché Poletti, insomma, in qualche maniera... Eh? È geloso Simone? Dai, invita, è geloso Simone. Invita Simone. È geloso. Invita Simone. Quindi, Roberto, dai. Sono cavoli tuoi anche perché Simone è bello palestrato, quindi sono cavoli vabbè, tuoi. Vabbè, tu che ne sai che non lo... Cioè, sotto non vedi. Quindi. Ah, va bene. Allora, poi faremo una sfida. Al mio perché. Grazie, Stefania Pezzopane. Davvero, buon lavoro, buon lavoro. E adesso questa foto che riguarda Federico, guardate. Ecco, questa è una foto, diciamo... di grande amore, tu e tuo papà Bruno. Questa vi ringrazio perché eravamo giovani, più giovani tutte e due di un bel po' di anni, però sì. Peraltro lui è qui vicino a noi nello studio accanto, quindi non ci incontriamo tutti i giorni. Allora ti devo dire, tu hai scelto di fare il giornalista, sì. Ma è stata una scelta audace, una scelta facile, cioè con un papà così importante come Bruno Vespa? Guarda, io studiavo legge e per hobby facevo radio Spazio Aperto a Roma, una vecchia radio. Mi piaceva molto, lavoravo con un amico e poi ho scoperto che mi piaceva di più della mia prospettiva di fare l'avvocato penalista, che era quello che avrei voluto fare. E allora sono andato da mio padre e ho detto, guarda, voglio fare il giornalista. Io faccio sempre il contrario di quello che dici te, ma non è che lo faccio apposta. Io voglio fare questo mestiere, e tuttora nell'anno 2003-2004. E ho cominciato sapendo che avrei avuto alcuni vantaggi e tanti svantaggi. Anna ne sa qualcosa. Sì. Perché purtroppo gira sempre... luogo comune in Italia che vabbè sei il figlio di quindi sei aiutato non è proprio così anzi, allora ti voglio fare vedere adesso, noi abbiamo interpellato lui, guarda che cosa ci ha detto poco fa Bruno Vespa. Federico sarebbe stato un ottimo magistrato come la madre, perché al fondo è una persona equilibrata e soprattutto è molto sensibile alle istanze dei deboli, come poi ha dimostrato facendo tanti anni il volontario in carcere. Perciò l'ho fortemente sconsigliato di fare il giornalista, perché in ogni categoria, quando si ha un padre pesante, poi di dritto di rovescio alla fine i figli la scontano. Il nome probabilmente in qualche occasione è stato utile all'inizio, ma poi è diventato un elemento fortemente, fortemente contrario e addirittura qualche volta perfino di discriminatorio. Io capisco, legittimo che uno ce l'abbia con il padre, ma farlo scontare al figlio, insomma, francamente non è elegante. E quindi può essere discriminatorio. Però una cosa la voglio dire, i vantaggi ce li hai all'inizio. Ecco, sia padre che figlio lo hanno detto. È inutile che no, bisogna essere obiettivi, sennò si cade non si credibile. Il vantaggio all'inizio tu ce lo hai, però dopo incontri tanti ostacoli fino anche al boicottaggio senza alcun motivo. E lui si porterà un peso. Io penso che si fatica doppio. La mia idea è questa. Devi dimostrare il doppio. Che qualcuno... c'è un momento in cui quando tu devi dimostrare chi sei, devi dimostrare chiaramente, insomma, doppiamente chi sei. Anche perché le aspettative sono molto alte. Soprattutto se fai lo stesso lavoro di papà. Allora, diciamo che i vantaggi in un'azienda, ad esempio, sono immensi. Se tu sei figlio di un grande imprenditore italiano, prosegui nella tua azienda, nessuno ti boicotta perché continui a lavorare a casa tua. Certo. Quando invece tu devi entrare nel mondo del lavoro e del giornalismo, come nel caso di Federico, tu trovi sempre quello che dice, hai visto? Si chiama Vespa di cognome ed è per questo che è qui. E questa è una stilettata, una persona che come lui si è laureato, ha studiato, si è speso, ha fatto la sua carriera e come vedete non è diventato Bruno Vespa, è un giovane giornalista che ha ancora una strada importante da fare. Spero. Se fosse stato raccomandato dal padre, ne avremmo sentito parlare sicuramente di più. Questo ecco, mi ricordo, probabilmente, ad esempio il caso di Mattia Feltri, figlio di Vittorio Feltri. I primi anni di Mattia Feltri furono durissimi, adesso è più bravo e più assennato del padre, che è il mio carissimo amico. Capisci? Quindi
È dura dopo. All'inizio sei chiaramente aiutato. È anche vero che se finisci nel mondo reale, come diceva Pettinelli, mondo reale, se sei uno scemo, te mette da parte. Certo. Una volta te fanno lavorare, poi ti parcheggi. Poi ciao, arrivederci. Non ci sei più. Che messaggio Poletti, ragazzi. No, potrei dire anche altre cose, se vuoi. No? Molto saggio. Allora, ma sono tanti i figli d'arte, che alcuni hanno avuto ancora più successo dei genitori, altri meno. Guardiamo con Linda Celani. Piercing, linguaccia, il piglio sicuro, la scena oggi è sua. Anna Luca Stoldi, terza generazione, figlia di Asia, nipote di Dario, maestro del brivido. Star del web da oltre 51.000 follower, debutta in Incompresa, nel film della mamma a 14 anni. Oggi è la nuova protagonista di Baby 3, serie di successo della Pay TV. Difficile confrontarsi con la grandezza dei padri, eppure per chi ha vissuto e respirato l'arte fin da piccolo, per chi si è nutrito di quegli stessi sogni, spesso è la scelta più naturale. Trionfa Pietro Castellitto al Festival di Venezia, accantonata l'idea di sfondare come attore, trova la sua strada. Lo confermano Il Leone e i lunghi applausi di critica e pubblico alla mostra, Dietro la macchina da presa. Dinastie di attori hanno raccontato l'Italia, i Tognazzi, i Gassman, i De Sica, declinando la loro vena creativa nei racconti della propria epoca. Siamo io e te. Giovanissimi ancora in erba come Aurora Ramazzotti, che non sceglie il canto come il papà, ma cerca il suo profilo nello star system come la mamma. Ribelli e controcorrente come Rosalinda Celentano, che combatte da tutta la vita per non somigliare a nessuno. Oppure grandissimi, persino più di chi li ha fatti nascere. Giorgia duetta col padre, musicista solde e Vorrei la pelle nera, che le ha regalato la passione e una voce straordinaria. Insomma, ci sono casi e casi. Leo Gassman, che ha vinto Sanremo giovani, quanto è bravo è quel ragazzo, quanta fatica ha fatto per la stessa fatica che ha fatto il padre per svincolarsi dal padre. Cioè, pensiamo agli attori. Gli attori forse ancora di più, quando parlando dei De Sica, dei Gassman, dei mostri sacri del cinema italiano, per loro è stato quel servizio durissimo. È cominciato con qualcuno che si spaccia per saper fare un lavoro avendo follower. Ve lo chiedo cortesemente, avere follower non vuol dire saper fare un lavoro. No, perché oggi è tutto equiparato, adesso è diventato un follower, è veramente qualcosa di oramai irreale, perché poi questi follower bisogna capire se sono veri o se non sono puoi veri, anche comprare ma tu che dici? Perché tu hai un'esperienza, dopo ne parliamo della tua esperienza, però è molto, diciamo, tosta. Ma è stata tosta non tanto per me, è stata tosta probabilmente per mia figlia. Mia figlia ha partecipato a The Voice nella famosa edizione in cui vinse Suor Cristina. E in parecchi mi dissero: tu stai lì perché sei la figlia di Anna. E io ho risposto a tutti: se io avessi mai raccomandato una volta nella vita a mia figlia, avrebbe già fuori 3 LP, album, dischi, così fare. Invece di Carolina ha 27 anni. Allora, vogliamo rivedere un attimo l'esibizione di Carolina a The Voice? Sarà contenta. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Telling my whole life with this word. Killing me softly with this song. Sapessi chi è, io l'avrei scaricata come canzone, per dirti. Perché ora che sai chi è non la scarichi più? No, la scarico qua, no, nel senso, vedi, prima di parlare, ascoltare, perché questa è una voce, secondo me, una ottima voce, una voce bellissima. Carolina ha studiato canto per 20 anni, ma ho sempre detto a mia figlia, e credo che anche tuo padre te l'abbia detto, ci vuole il piano B, nel senso che soprattutto tu, il giornalista è un po' diverso perché non è un lavoro artistico, ma quando vuoi intraprendere il lavoro di cantante o cantautrice ci sono tantissime variabili che vanno dalla fortuna, dal momento di essere al posto giusto, al momento giusto, molto complicato, per cui lei adesso si è laureata, sta facendo altro. Quindi continua, non vuole più cantare? Continua a cantare, ma lo fa con un piglio diverso, non come il suo principale obiettivo, ma come una cosa che continua a fare perché le piace cantare. Continua a suonare il pianoforte, a comporre canzoni, e se magari un giorno la cosa funzionerà, chi può dirlo? Però vedi, in questo caso mi colpisce che abbiano detto, vedi, comunque è arrivata The Voice perché è la figlia della Pettinelli. Nessuno lo sapeva, quindi c'è un pregiudizio. Se anche fosse il meccanismo del programma, prevede che tu non sappia chi sta cantando. No, ma infatti prima volevo dire, io non so di chi è questa canzone. Chi è? Bazza, che voce!
la scarico, poi dopo andrà a sapere che è la figlia di Anna Petrucci. Tra l'altro è rappresentata con un cognome diverso e nessuno lo ha saputo fino alle semifinali, perché io non mi sono mai fatta vedere. Brava, perché insomma mi ricorda una storia, diciamo, personale. Allora, sei criptico, dici delle cose che... No, vabbè, non voglio personalizzare. Adesso però vi voglio far vedere questo titolo del Corriere della Sera, perché c'è stata questa intervista a Iarica Risi, il figlio di Albano. Lui e la fidanzata Tea hanno detto: lei come Romina, i miei genitori sono un mito, vorremmo cantare come loro. Allora, in diretta con noi c'è proprio Iarica Risi. Eccoci qua, Iari. Come ciao, va? Buonasera. Ciao, benvenuto. Allora, grazie. Davvero tu e Tea volete emulare papà Albano e mamma Romina? No, in realtà nell'articolo c'era scritto con loro, però era... non era... specificato non l'abbiamo proposto noi, ci hanno fatto una domanda e noi abbiamo detto semplicemente sì, perché no. In realtà noi vogliamo cantare con tutti, vogliamo cantare sempre e comunque, quindi specialmente poi con i nostri familiari, con i nostri amici, perché no? Poi sì, è sempre un piacere cantare con mio padre, con mia madre. Io non ho mai sentito una sua canzone, non ho mai sentito uno come canta. Come canta, signor Iari? E come canto io? Non ho mai sentito una sua canzone. Il papà è un mito, ma lei? Devi andare a un suo concerto. Grazie, allora, Iari. Io, sì, vieni al nostro concerto. Il 2 ottobre siamo al Faro di Palascia. Ma dov'è sto faro? Che io mi perdo anche arrivare a Roma. Ok, l'11 ottobre, se vuoi, siamo nelle grotte di Castellana. Ma anche posto, beh, le grotte di Castellana è un posto pazzesco. Le posti suggestivi, facciamo, stiamo cantando in posti suggestivi. Ti stai invitando in dei bei posti, Roberto. Mica si può andare sempre, non so, vicino no, a casa tua. No, sono dei bellissimi posti, però poi se non mi piace... Roberto, non vuoi mica che vengano a casa tua a cantare. Devi muovere la chiappetta Roberto, e andare. Roberto, come prima... No, prima sentiamo. Ancora, l'1 ottobre saremo a casa di Roberto, quindi... Tutti numerosi. Scusa, dai l'indirizzo in diretta allora. Dov'è l'indirizzo? Adesso ti dà l'indirizzo in diretta, così veniamo poi con, pochi amici con si ritrovano. Ecco, con pezzo pane. Fantastico. Però non sarebbe male. Iari, adesso torniamo seri, ma per te, anche insomma, voglio dire, le tue sorelle, insomma, hanno fatto spettacolo, hanno provato. Quanto è stato difficile affermarvi con due genitori così iconici come Albano, che noi amiamo, e Romina Power altrettanto? Beh, devo dire che in questo paese è stato quasi impossibile, però va bene. Ho lavorato comunque nel campo musicale e continuo a lavorare, quindi non mi posso lamentare. Però sì, è un po' difficile, anche perché loro continuano a lavorare alla grande, quindi... lascio sempre spazio a loro. Per esempio, a Sanremo non ci posso mai andare perché ci va praticamente tutti gli anni mio padre, dal 67. Non è che c'è la quota, ma non è che c'è, no. Sanremo è aperta a tutti, non è che c'è la quota familiare. Non è che c'è la quota. Iari, ma tu hai provato a dire a Albano, dice, guarda papà, quest'anno non andate a Sanremo, ci vado io? Gliel'hai mai detto? Abbiamo fatto dei lunghi discorsi su questo. Lo deve dire Amadeo, se no da Albano. Che volevo dire, comunque sì, l'Italia è un paese che tiene molto alla famiglia, quindi capisco questa fissazione sul nepotismo nel campo del lavoro, però prendersela con gli artisti penso che sia ridicolo. Quindi è una cosa che hai riscontrato tu, ma anche in famiglia, tutti, e quindi artisti, hai sentito cosa ha detto prima Federico Vespa, dice all'inizio può facilitare, poi però invece le cose si complicano. È stato così anche per te? Tu che cosa vorresti fare a questo punto? Come vorresti affermarti in questo momento della tua vita? So che tu fai molte cose, fai meditazione, hai fatto vari percorsi, insomma, personali e interiori. Sì, esatto, io lavoro in molti campi. Ho scritto anche un format televisivo che si chiama Pilgrimages in inglese, pellegrinaggi. Ho lavorato molto in televisione, ho viaggiato tantissimo, ho fatto documentari, faccio musica per film. In realtà mi piace molto fare musica di sincronizzazione all'immagine, perché ti lascia libero dai 3 minuti canonici. Ma rende sta roba, cioè, certo, rende questo lavoro che è arte, lo capiamo tutti, ma dà da mangiare questo lavoro, perché questo è un altro tema. Certo che i tanti che fanno arte, se ti accontenti sì. Poi non io veramente sono molto più felice in una capanna in India che in un albergo di super lusso, quindi per me va bene. Senti, magari, Iari, ma
tu e te a che canzoni cantate adesso in questi concerti che ci saranno, hai dato degli appuntamenti, che tipo di musica fate? Grazie, noi facciamo mantra indiani, ah. e musica che si che è stata ispirata comunque, che va su quell'onda. Ecco. Quindi perfetto per Roberto cose. Poletti, così si rilassa un attimo. Ma addormento un po' di nicchia. Perfetto per Roberto che si addormenta. Però scusa Iani, prima di lasciarci, quindi tu immagineresti... Volevo dire anche, scusami, sì. Musica Battisti, Battisti. Ah, ok. E più contento di Poletti. Roberto è più contento adesso. Ma cantate anche Felicità oppure no? Ma no, ti ha detto che... Nostalgia Italia. No, scusate. Se riesco a finire la, sì. Cioè, se mi fai la domanda mi piacerebbe rispondere, sì. Pure io guarda, io sono nato e cresciuto negli anni 70, quindi il periodo prima Felicità, ah. Allora c'è il disco Atto Primo, c'è il disco 1978, c'è il primo disco Aria Pura, ne hanno fatti due, che più si avvicina ai miei gusti. Ah, bello. Ed era il periodo durante il quale Albano e Romina Power erano veramente dei spiriti liberi, erano affiatati, hanno scritto loro questi dischi, era un altro mondo che purtroppo in Italia non ha avuto molto successo, ecco. Sì, però nel mio mondo ha avuto tantissimo successo. Era il periodo prima di Felicità, poi hanno cantato Felicità quasi come un inno alla fine degli anni di piombo, nell'82, e quindi è andata bene così, però io pochi anni dopo ero già in collegio fuori dall'Italia, ecco, quindi ero già altrove, insomma. Quindi chiari, le canzoni che noi tutti amiamo, Felicità e tutte le altre, insomma, sono quelle che a te piacciono meno, c'è una discografia che va riscoperta. No, sono canzoni che per me non li rappresentano. Nostalgia Canaglia, questa roba qui. Sono canzoni che per me non li rappresentano, per me li rappresentano più come canzoni come Agua de Fuente, canzoni come... Allora andiamo a riscoprirle, è un invito a riscoprire la prima discografia di Albano e Romina. Magari, ecco. Guarda, se ci volete paragonare ad Albano e Romina, come minimo, per piacere, ascoltate questi tre dischi. Ok, grazie Iari, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. A te, okay. A Tea, per una serie di successi discografici e di concerti molto, molto fortunati. Anche quello che farete, grazie. A casa Poletti. Adesso, okay. Ciao Iari, grazie. Adesso voglio farvi vedere quest'altra immagine. Guardatela bene, perché apparentemente sembra un quadro, insomma, del 600. In realtà c'è Chiara Ferragni, è un'opera d'arte del nostro grande artist Francesco Vezzoli, che saluto e abbraccio, ed è l'immagine di Chiara Ferragni su un dipinto del 600 di Giovanni Battista Salvi, detto Il Sasso Ferrato. Allora, questa immagine è una delle immagini della serie che Vezzoli ha regalato in questo numero speciale di Vanity Fair. Ebbene, sapete cosa è successo? Che è intervenuto il Codacons. Allora. E che cosa ha fatto? Ha denunciato la Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso. Quanto rumore per nulla. Perché, però, dice il Codacons, e finisco, ha generato indignazione e raccapriccio nell'opinione pubblica e sul web, e naturalmente questa risposta è stato addirittura inviato a Papa Francesco. Che ha ben altro da fare che guardare la copertina di Posso dire, io sono credente. Ok, sono credente. Questa roba non mi dice niente, cioè, nel senso, la trovo leggermente volgare, e soprattutto avrei messo un altro volto, non quello della Ferragni. Se proprio la dovevi fare. Perché volgare? È un'opera d'arte, è una rivisitazione. Non mi trasmette niente. Cioè, ho capito, non ti trasmette niente, ma qui si parla di blasfemia. Questa non è una cosa. Io sono credente, non è una roba. Non è una roba che può. È una roba che un credente può dare un po' di fastidio. Ma il Codacons ha bisogno di tutta questa visibilità. Io non so, ce l'hanno un po', devo dire, con la coppia Ferragni Fedez. Quando hanno raccolto i soldi nel periodo del lockdown. Beh, però diciamo anche, scusami, al di là del quadro, che così noi tutti conosciamo l'artista e la Ferragni ha fatto bene, va anche detto che il Codacons fa tante battaglie molto meritorie, certo, devo dire contro l'aumento dei prezzi e quant'altro. Non è che vorrei ricordare il Codacons per la Ferragni. No, certo, però va detto che Francesco Vezzoli è un artista di fama internazionale che non ha certo bisogno del Codacons per essere conosciuto. Ho capito, però è una associazione di consumatori che Roberto, l'accusa fa le sue di questa battaglie. È molto precisa. Vabbè, dicono che ha usato questa immagine religiosa per un profitto personale. Innanzitutto è la scelta di
del giornale che ha pubblicato la copertina. Mi dite voi quale ritorno finanziario e economico può essere? Io non sono un perbenista. Buttati via, dai, però, ce l'hanno con loro e basta. Però, non credo però che ci io non sono un perbenista né ho le concezioni bigotte, però qualcuno credente tanto può dare fastidio a sta roba qua. Ma perché? Ma non c'è niente di male. Per me, per te che siamo credenti e tolleranti, ma per uno può essere chiaramente può dare fastidio, però addirittura presentare un esposto, insomma, per blasfemia. Li presentano tutti per che, tutto insomma, verrà no, quello archiviato è no, se quello, non... è, quello è eccessivo, cioè, è eccessivo, ma poi diciamo libertà di espressione, l'arte è l'arte, senza scomodare Oscar Wilde, ma insomma, ma poi bisogna essere dove... liberi di esprimersi. Scusate, anche liberi però di fare gli esposti se la cosa insomma, non ti va bene. Io ci avrei messo un'altra faccia. Ma no, è già successo prima, il cosa se ce l'ha con loro. Secondo me è evidente che c'è un precedente e ancora una volta il Codacons ha fatto tante battaglie importanti. Questa non mi sembra una battaglia a livello del Codacons. Mi pare che forse hanno bisogno di un po' di visibilità e abbiano preso la scia dei Ferragnez per trovarla. Scusate. Allora, brava Anna. E allora vi invito al concerto a casa mia, quello di Iari. Iari. Il Codacons, Iari. E la Pezzo Pane. E la Pezzo Pane. Invece oggi io devo dire che è un giorno di festa, stamattina ci siamo sentiti, scambiati messaggi e vocali perché è il compleanno di una donna che noi amiamo immensamente, Loretta Goggi, che oggi compie 70 anni, eccola qua Loretta, auguri con tutto il cuore, sei un'artista unica, ricordo bellissimo, è un'amica speciale. Perché nell'86 abbiamo fatto festa di Sanremo insieme. E allora guarda cosa ti faccio vedere, adesso questo grazie. È un piccolo omaggio, il brano che noi tutti amiamo, Maledetta Primavera, rivediamo Loretta Goggi. Che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Che brava. Beh, è un'artista incredibile. No, ci sono i cantanti e poi ci sono i poeti. Lei è un'artista lei è vera. Artista, un che cosa ti ricordi proprio. Di quel Sanremo che avete condotto insieme? Abbiamo condotto insieme quel Sanremo nell'86, c'era lei e noi tre ragazzi di Scoring, Michelone Mancinelli, e Loretta era terrorizzata. Io che sono la faccia di bronzo che vedete tutti i giorni, disse: ma che paura hai, sei Loretta Goggi. Lei si è girata e ha fatto: hai ragione, ed è entrata. Ecco, evviva! Abbraccio a Loretta, ci vediamo tra pochi secondi, intanto questa è sempre la sua musica perché la vogliamo festeggiare così. L'aria del sabato sera, tra pochi secondi. Continuiamo qui a parlare, ma il nostro tempo è finito. Ci rivediamo prossima settimana? Assolutamente. Tornate? Certo. Torniamo. Be back. Noi non abbiamo paura, vero Anna? Di niente. Ma no, ma gli ho trovato io l'avvocato. No, adesso, okay. Ma perché sta cosa è l'avvocato? Adesso l'avvocato non c'è paura, bisogno. Se mai dovesse essere. Comunque, ragazzi, allora, tutti da Poletti, quando è il concerto di Yuri? Di Yuri? Quanto No, ha detto che il 1 ottobre viene a casa tua, scusami. Ah, 1 ottobre? Sì, già. Te l'ha detto. Ok, allora, in attesa di questo, io vi saluto, ci vediamo domani con la Vita in Diretta e grazie sempre. Buona serata a voi e un bacio a Loretta Goggi, ancora auguri. Sì.